Buongiorno e benvenuti all'edizione del mattino del Prima TG Flash. Il Premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM con le misure per il contrasto all'emergenza Covid. Sono 9 le regioni che passano così in area arancione. Sono l'Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio Liguria, Marche Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Restano invece ancora in area arancione Calabria, Emilia Romagna e Veneto. La Campania, insieme ad altre 5 regioni, resta in fascia gialla. Sono Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise. Nessun passo indietro, dunque, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì. Il governo ha poi confermato il divieto della vendita da sport per i bar dalle 18. Piscine e palestra per il momento ancora chiuse. Con il decreto c'è inoltre la novità dell'introduzione della zona bianca, in cui le uniche restrizioni sono il distanziamento e l'uso della mascherina. Ma i parametri, 3 settimane consecutive di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti, un rischio basso, fanno sì che ci vorranno mesi prima che una regione possa trovarcisi. Il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, infine, sarà in vigore fino al 15 febbraio e non più al 5 marzo. Sono intanto 16.146 tamponi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 477, entrambi i dati sono in calo rispetto alla giornata precedente, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi per la prima volta nel nuovo bollettino del Ministero della Salute, in tutto vengono segnalati 273.506 tamponi per il Covid effettuati in Italia. Il tasso di positività, quindi, con l'avvento del nuovo calcolo è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% del giorno precedente, quando però la percentuale di positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l'incidenza solo sui molecolari, il tasso sarebbe stabile al 10,3. A commentare i dati è il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Ascoltiamolo. Devo dire che ho una grande soddisfazione nel dire che si può fare sempre meglio, sicuramente. Ma il nostro Paese, le regioni stanno facendo veramente uno sforzo ottimale e credo che noi siamo in questo momento per numero di vaccinazioni fatte sulla popolazione sostanzialmente al top in Europa. Questa è una grande soddisfazione, perché io l'ho detto un'altra volta in una conferenza stampa. La tradizione della vaccinazione in Italia non nasce oggi. Per quanto riguarda fase 1, fase 2, io direi che chiaramente sta andando bene, come dicevo prima, la fase 1, chiamiamola 1A, cioè operatori sanitari e questo inizio di vaccinazione anche al di fuori dell'ospedale, quindi nelle residenze assistite, residenze sanitarie assistite, chiamiamo fase 1B magari quella in cui si incominciano a vaccinare gli ultraottantenni che non si trovano dentro le residenze assistite di vario tipo. Credo sì che questa fase anche comincerà presto. Naturalmente ciò dipende da quando si finisce di vaccinare soprattutto gli operatori sanitari e il personale e i residenti nelle RSA, ma se viene rispettata la tabella di marcia sicuramente entro fine mese, il mese di febbraio, questa fase assolutamente comincerà. L'approvvigionamento naturalmente è sempre un problema, insomma, dei vaccini, perché non dipende da noi, dipende dalle ditte che producono i vaccini. Per ora mi sembra che le tabelle di marcia siano state rispettate, anzi in genere sono state anticipate. Sono 1.150 i nuovi contagi in Regione Campania, secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi, arrivato con un ritardo di ben 2 ore sull'abituale tabella di marcia.
I tamponi effettuati sono 13.929 e includono anche i test antigenici. La percentuale di positività quindi scende all'8,25% grazie anche al maggior numero di tamponi effettuati. Dal bollettino si segnalano ancora 933 guariti e altri 37 decessi, di cui 17 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma registrati soltanto ieri. Parliamo anche della situazione posti letto. Scendono a 93 posti occupati in terapia intensiva in tutta la regione su 656 disponibili, mentre scendono seppur di poco anche posti occupati nei reparti Covid ordinari, 1.401 sui 3.160 disponibili. L'unità di crisi della Regione Campania si è riunita ieri pomeriggio per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza della scuola. Una relazione tecnica confluirà nell'ordinanza che sarà firmata nella giornata di oggi. Da lunedì prossimo, infatti, sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della scuola primaria, oltre alle classi dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, con i bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Non è consentita la refezione scolastica. È dato mandato alle ASL di distribuire ai medici di medicina generale test antigenici per il monitoraggio della situazione dei contagi, soprattutto del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi è già impegnato nella didattica in presenza. La Regione Campania infine comunica altresì che, come da ultimo DPCM, la Campania da oggi viene confermata in zona gialla, con le relative restrizioni nazionali. Effettuata ieri nei comuni di Afragole e Aversa, gli Action Day, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue quindi lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito dei rifiuti di utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli e la Prefettura di Caserta, in base alla programmazione definita dall'incaricato per il contrasto dei roghi della Regione Campania nell'ambito della cabina di regia, denominata Terra dei Fuochi. Sono entrati in azione 31 equipaggi per un totale di 77 unità interforze che tra le altre attività hanno presidiato con posti di blocco mobili le vie di accesso alle località o ai siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando anche altre 10 attività imprenditoriali e commerciali di cui 5 sequestrate. Sono 130 intanto le persone identificate, di cui 17 denunciate tra lavoratori irregolari, reidi illeciti ambientali e 9 sanzioni. Sono 79 i veicoli controllati, un sanzionato, circa 2.510 metri quadri di aree sequestrate, 1.520 metri cubici di rifiuti speciali non pericolosi sequestrati ed oltre 40.660 euro di sanzioni comminate. Sono 181 i nuovi casi di Covid in provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono 1.847 per una percentuale di incidenza ai test del 9,79%, un dato quindi equiparabile alla giornata precedente. Secondo l'ultimo bollettino sono 175 i guariti, che portano una diminuzione di 2 attualmente positivi nella provincia, che segnala purtroppo altri 8 decessi. I comuni con il maggior numero di casi attualmente positivi sono Maddaloni con 249, Mondragone con 207 e Caserta con 188 casi. Pieno sostegno al Corpo di Polizia Municipale. Lo ha ribadito il sindaco Andrea Pirozzi di Santa Maria Vico a seguito degli spiacevoli eventi che hanno coinvolto nei giorni scorsi alcuni agenti in servizio presso il comando di Santa Maria Vico. Per il primo cittadino si è trattato di un atto di violenza che non può e non deve essere tollerato, soprattutto in un momento così difficile e che vede i nostri rappresentanti di Chiara delle forze dell'ordine impegnati quotidianamente alla lotta al Covid. Solidarietà ai vigili coinvolti è stata espressa anche dall'assessore delegato Giuseppe Nuzzo, che nel definire l'episodio un attacco alle istituzioni locali ha annunciato che l'amministrazione seguirà da vicino tutto l'iter giudiziario senza escludere l'eventuale costituzione quale parte civile nel procedimento penale contro i responsabili, che intanto sono stati già identificati e denunciati.
Passiamo come di consueto anche allo sport, con le fatiche della Coppa Italia alle spalle per la Serie A di nuovo tempo di campionato. Archiviato il primo turno infrasettimanale con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, è tempo di big match. Buone notizie intanto dall'infermeria per il Napoli. Kostas Manolas è infatti tornato a disposizione del tecnico, ha svolto la seduta di ieri totalmente in gruppo. Domani alle ore 12.30 arriva la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta e il Napoli proverà assolutamente a dare continuità dopo la vittoria all'ultimo respiro di Udine e quella in Coppa Italia. Per il lunch match Rino Gattuso non potrà contare ancora su Osimhen, positivo nuovamente al Covid, e sullo squalificato di Lorenzo. Possibile ispezione di gara per Mertens in panchina nel match di Coppa Italia contro l'Empoli. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina con una difesa composta dai Saïd Koulibaly, Mario Rui e uno tra Manolas e Maximovic. In mediana dovrebbe esserci Fabian Ruiz accanto a Bakayoko, Dembélé favorito per una maglia da titolare in Supercoppa contro la Juve, con Petagna unica punta supportato da Lozano, Zielinski e Insigne. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprime e vi do appuntamento al prossimo Prima TG. Buona mattinata!